E ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel quinto episodio della Staroviest. Non è passato neanche troppo stavolta perché è passato un mesetto che ci avevano lasciati, che avevo praticamente ripuntato col Kirovez. Ora un'altra bestia, l'HTZ. Eccoci qua anche stasera in premiere, vi ho portato l'Hellerbach, poi la Valken, poi di nuovo l'Hellerbach, stavolta la Staroviest. Ringrazio tantissimo chi si è abbonato perché sono arrivati anche abbonamenti durante la live premiere e nell'ultima volta in particolare saluto e ringrazio Mattia Marisa e Paolo Fattori che si è iscritto, poi vabbè lì è stato un po' un caos che ha perso l'account, un casino, mi dispiace per lui, ci siamo sentiti in questi giorni. E se vi fa piacere appunto c'è il tastino abbonamento. Avete ovviamente benefici aggiuntivi, tra cui se chiedete, vedete il discorso emoticon qua in chat, il livello base prevede appunto quello. Altri livelli prevedono post specifici per gli abbonati, video dietro le quinte per altra tipologia di abbonati, quindi ovviamente non è mai assolutamente un obbligo. Se vi fa piacere, sapete insomma che c'è anche questa modalità per supportare il lavoro del buon Nico. Sono qua anche oggi appunto in live premiere, che se no avrei buttato il video volentieri anche il pomeriggio, però è la quarta live premiere dell'anno appunto per essere in chat con voi e parlare, tenervi compagnia, far due chiacchiere, rispondere a qualche messaggio in più, eccetera. Cosa andremo a fare oggi? Vabbè, avete visto le seminatrici ruzane, come si dice da me, che sta a significare ovviamente arrugginite, e andrò appunto a seminare sto campo. Poi vi anticipo che passerò con del fertilizzante gli altri campi che sono miei, che dopo farò anche qualche taglietto, non vi faccio vedere ovviamente sempre le stesse cose, quindi verranno coltivati e poi verrà appunto passato del fertilizzante. E infine, una super sorpresa, vi farò vedere una mod che mi aveva colpito. Ero indeciso se usare quella, però l'ho tenuta per ultima. Intanto vediamo. E, insomma, devo pensarci su. La serie qua so che piace tanto, è per quello che ripeto, la sto portando incastrata tra virgolette con l'Hellerbach, perché lì ancora diciamo devo, come dire, ingranare. Sto mettendo da parte del materiale, ci mancherebbe, ci sto giocando. Ovviamente le altre serie, come tutte le altre, i vari spin-off e le presentazioni e i preview portano via tempo e non posso dedicarmi quindi a una singola ed esclusiva carriera. Il trasferimento di una mappa, ragazzi, ogni volta per me comporta, diciamo, un po' di lavoro. Ecco, come breve anticipazione, che gli abbonati già sanno di cosa sto parlando, di che mappa che ho cambiato, diciamo, ecco, però vi dico comunque a tutti che in questa settimana, adesso vedo che giorno, volevo portare anche il proseguo della carriera americana. Lì non nascondo che è passato tanto tempo, ma anche perché è di difficile, come dire, avvio. Ho dovuto consultare Fab più volte perché mi passasse appunto delle mod particolari. È una realtà che non mi si addice, sapete che già, ok, appunto non sono un agricoltore non sono, non vengo insomma ecco dall'agricoltura, e quindi tutto quello che vedo che faccio qua è un po' perché mi informo eccetera. Sì, uno si può informare anche sull'agricoltura americana, però un conto è esserci diciamo dentro e continuamente osservare l'agricoltura europea, nel particolare italiana ma anche tedesca, perché mi piacciono mezzi tedeschi. Comunque qua nel caso dell'agricoltura dell'estero è un mondo, nonostante siano comunque realtà differenti, ma è un mondo, diciamo, simile per molti aspetti. Diciamo, attraversare l'oceano, arrivare in America, c'è un altro mondo di mezzi, di tipologie, insomma, proprio è diverso. Quindi calarsi nei panni
del farmer americano non è facile. In più, vabbè, lo ammetto, lo sapete, non è la mia passione principale. Sapete benissimo, forse per me sarei qua con, cioè non qua sulla StarOVS, ma qua su Farming con l'MB giorno e notte. Dopo sto fatto qua di cambiare mappe, poter sfruttare appunto anche altri mezzi e collocarli, tra virgolette, correttamente geograficamente, a me fa più che piacere. Questa è infatti una delle serie che adoro di più. Mezzi sul Modab ce ne sono finché volete, io ne ho, come dire, prelevati in tempi non sospetti da vari siti, da vari link, e dopo pian piano gli stessi autori appunto l'hanno ufficializzati portandoli appunto in Modab. Ci sono veramente un sacco di attrezzi per chi vuole, per chi adora, che siete tanti. Dopo vi saluto nei commenti, cioè saluto chi ha commentato la scorsa puntata. Avete praticamente l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda appunto mezzi russi. Qua due cose subito avrei dovuto dirle all'inizio puntata, ma le dico ora. Mi sono mosso in cabina. Qual è la mod? La quick camera. Sto usando delle marce, delle gamme di marce. Qual è la mod? La vehicle control add-on. Quella l'ho anche presentata. Lo dovrò dire allo sfinimento perché ogni video ormai sono mesi che uso entrambe. E ogni video mi arriva puntuale qualcuno che non ha ascoltato il video, non si sa perché, però ho visto, cioè è arrivato nel punto in cui le uso o la faccio vedere anche a qui camera. Non è che sono sempre lì che mi muovo, ah sì, mi in cabina. Quel momento che mi sposto e le utilizzo, di solito dico anche cos'è, però non si sa perché, probabilmente, non lo so, salta la connessione in quel momento, non ho idea. Comunque sono quelle due mod lì. Prima o dopo, ripeto, vi farò vedere anche come funziona qui camera, ma vorrei spezzare una lancia a mio favore. Perché tardo tanto a spiegarvi come funziona qui camera? Ve lo spiego anche rapidamente. Secondo me era talmente semplice che uno può vedere la lista comandi dove c'è QC, sta per quick camera, e vede, non so, occhiata a sinistra, occhiata a destra, mette qualsiasi tasto che vuole. Bom. L'unico tasto non settato è proprio quello che mi muovo in cabina. Però c'è un perché. Io ho anche un mouse che sul lato ha 12 tasti, e quindi intanto che muovo la visuale, tengo premuto quel tasto visto che va premuto, e poi col mouse ci si sposta e si può fare questa manovra qua. Boom. Se io spiego a 100 persone come fare e una trova o ha il mouse comodo per fare quella manovra lì, gli altri non lo so se col joystick sono comodi uguali, gli altri non so se con la tastiera sono comodi uguali, quindi è per quello anche che sono un po' frenato, perché poi vi spiegherei una cosa che non so se poi riuscireste a sfruttare appieno. Vabbè che potreste dire, tu intanto spiegacela che dopo sono problemi nostri. Però dopo mi arrivano i commenti, ma come faccio, come non faccio? No, scherzo, a parte questo che sapete che rispondo a tutti, anche se ultimamente non riesco più a starci dietro. Però leggo tutto, questo sia chiaro. Se per caso, ve l'ho detto ancora, non dovessi rispondere entro tempi brevi, che non significa come alcuni che mi scrivono adesso e fra 5 minuti hai letto il mio messaggio, fra altri 5 hai visto il mio messaggio, che vabbè. E a parte questo, può darsi che qualche messaggio, se proprio non lo vedo, è perché finisce in spam. Se mettete link, hashtag, cose varie, non preoccupatevi, ogni tanto controllo la parte spam su YouTube, però non lo vedo, diciamo, come primo messaggio, ecco. E ci tenevo a dirvi anche questo. Detto questo, devo dirvi un po' di cosette, prima di concludere la parte semina. Intanto vado a vedere cosa è stato fuori, forse qualche bordino, vabbè, facciamo anche questa parte. E niente, brutte notizie che il mio sito famosissimo YesMod, che adoro o adoro, non so mai come dirlo, però avete capito, per problemi suoi dell'autore appunto che non ce la fa starci dietro, sembra, non dico una chiusura, però vorrebbe rallentare, come dire, il suo operato di test mod che ha sempre fatto, ha sempre portato chicche, mod fantastiche, mi segnava sempre se avevano errori, warning, erano delle sorte di presentazioni senza video, però con tanto di foto spiegate bene in inglese, ok, però gran lavoro, quindi mi dispiace che Eric debba un attimo rallentare, non è detto che ritorni, però per il momento è così.
Altre cose su riguardo mod e commenti, è uscita appunto la preview del Fiat di Peppe che mi ha passato appunto in anteprima, non so benissimo quando uscirà, io ho capito che l'ha mandata in modab. Tanti dopo ci siamo capiti, però mi hanno fatto i commenti, ah ma non si ara nel solco col cingolato. Ragazzi, chiedo umilmente perdono, ma l'operaio non sa queste cose e io, qui fin video lì, presentazioni, preview, devo arrangiarmi in mille maniere differenti da solo, utilizzando l'operaio e tante volte anche utilizzando dei vari escamotage. Vi siete mai chiesti come ho fatto a mettere su l'operaio per far imballare, ad esempio, nella preview del Same con la Galignani? Ecco, fatevi due domande che devo inventarmi. Veramente dei tricks per far funzionare l'operaio. Lascio a voi, come dire, svelare l'arcano. Scrivetelo pure nei commenti secondo voi come ho fatto, che dopo vi rispondo. Detto questo, vabbè, c'era anche un altro discorso da fare su che è successo su Discord. E riguarda Pepe, non si sa se farà ancora Fiat in un futuro perché ci sono sempre dei furbetti che li avevo avvisati per tempo. A detta loro, hanno detto quello che volevano. Tanto abbiamo parlato pubblicamente su Discord. Quindi io li ho avvisati di non buttare fuori una conversione perché gli ho detto c'erano pezzi del 110 di Pepe. Loro no, finché dopo con Pepe che ha confermato che i pezzi erano suoi, allora hanno ammesso questa cosa. Si sono capiti con Peppe, per carità, e tutto a posto, solo che alcuni sono usciti, alcuni vanno anche sui live altrui a, tra virgolette, quasi sparlar male del sottoscritto, quando che tantissimi di voi sapete come la penso e come sono, quindi queste cose fanno anche dispiacere, sinceramente. Faccio finta di niente, mi giro dall'altra, non so cosa farci, perché essere accusati ingiustamente quando uno fa del bene non è mai cosa buona e giusta. Comunque impareranno, cresceranno perché alla fine sono ragazzi, quindi io faccio finta di niente e proseguo col mio operato. Vabbè, detto questo, se in futuro Peppe magari non porterà più Fiat, sappiamo chi ringraziare. Cambiamo argomento e anche mezzo, voilà, che è meglio. Ecco qua un altro mezzaccio perché non so, quando io mi metto a cercare mezzi dell'est, io qua da tempo, da tanto tempo, ovviamente non riesco a farveli vedere sempre tutti in un colpo, perché per un sacco di motivi, anche posso fare una puntata di 20 ore già, mi dilungo troppo. Però, eccolo qua, con delle animazioni pure degli interni fantastiche, un sound fantastico. Ragazzi, non so cosa dirvi. In descrizione ci sono alcuni link, spero di aver messo anche questo adesso perché dalla foca magari mi dimentico, però merita. Dietro ho una botte di quelle anteguerra per andare appunto a fertilizzare i campi e niente, adesso andiamo a lavorare. Intanto che facciamo questo vorrei salutare e ringraziare dall'ultima puntata Davide Precoma che aspettava tantissimo e lo so che gli piace tanto la serie da Star Wars, pure Blizzard 49 e Burci che è anche Burci Fattori Paolo che è anche abbonato appunto che mi diceva complimenti e belle notizie perché vi avevo detto del discorso come dire partnership Giants. Qua vediamo di non far tanti e troppi malanni, ma comunque vabbè, fate finta di niente, siamo un po', come dire, faccio un po' il brillante in mezzo ai campi, vabbè. E poi chi altro? C'era Blue Jeans, e Alex Expo, che non so perché ho nominato il risotto, che qualcuno se lo ricordava ancora dai tempi della Terra Italica del 17, poi Pino che mi chiedeva anche per PS4 penso il Kirovez, ma no. Salvatore Conforti che è la serie che gli piace tanto, la serie appunto Tetano come l'ha nominata lui, come l'ha nominata più volte qui in mezzi arrugginiti. Saluto anche Hacker, Rick Cervo che è un po' che non sento.
The Farmer Theory, c'è sempre, c'è anche Pietro, ovvero Pepe, che saluto, Andrea Buttani, altro abbonato, che dice che è a dir poco uno spettacolo il K700, la ventolina per buttare fuori il twin, che sarebbe una parola nostra in dialetto, questo me lo dice mio caro amico Michele, in arte Moscons 88, Marco, che sottolineava che solo io e Killer siamo lì che guidiamo mezzi russi. E Lazzaron di Luca Canducci saluto anche lui, saluto anche Marco Sola, saluto Donato che anche lui si complimentava per il fatto della partnership Giants. E Happy Paolo che anche lui so che piace, a lui piace tanto sta serie, fra le tante. Fabio Pistelli c'è sempre, quindi lo saluto calorosamente. Si parlava, vedo, del virus, non parliamone adesso che appunto è passato un po' più di un mese e la situazione, vabbè. Lollo Fiat, eccolo qua, saluto anche lui. Prima quando parlavo delle live, parlavo della sua live, lo ringrazio perché lui ovviamente non ha detto niente, solo che parlava appunto con i ragazzi di questo pseudo team che sparlavano, diciamo, di me e della mia, come hanno chiamato loro, combriccola. Ma vabbè, lui lo ringrazio perché ovviamente non ha fatto commenti, come dire, non ha fatto commenti in maniera, cioè lui si è comportato da gentleman, ecco, riassumendo. Gianluca Bianchi che mi diceva di attaccare un dissodatore più largo, ma dovevo mostrarvi quello la scorsa volta, quindi ok. Zio Trabo finalmente, qua nei commenti sono, finalmente sono arrivato al commento di Zio Trabo, che è la serie che ama di più, ama l'Est, ama il Kiro ed è felicissimo, anche lui abbonato e sostenitore, ma sostenitore da sempre, anche da prima dell'abbonamento, anzi mi sostiene anche come partner, cioè io sono suo partner nel suo... Sì, stavo per dire canale Facebook, no, la sua pagina Facebook, che vi avevo lasciato il link in descrizione in un altro video, devo ricordarmi di metterlo anche questo. Pietro anche saluto che mi diceva della complimenti insomma per la partnership. Morris anche lui per la partnership e per il K700. Matteo, ovvero la Far Nordest che si aspettava lo Zetor, però mi spiace Matteo, neanche stavolta niente, cosa devo fare? Saluto e ringrazio anche Andrew Sayan che c'è sempre, Giuseppe che c'è sempre, Lupo Nero che c'è sempre, qua una tripletta, andiamo avanti. Sapi Binca, anche lui abbonato e ringrazio che mi ha detto una mezz'ora in piacevole compagnia. E vorrei finire in bellezza, non che gli altri messaggi non siano stati belli, anzi mi fa strapiacere, ci mancherebbe, ho visto che ovviamente ho risposto a tutti. E l'ultimo messaggio che mi sono messo qua in primo piano, chi è? Erlan, ovvero l'autore del Kirovest. L'ha visto in copertina, non lo so, nella vastità del tubo qua. E il signor Erlan si è beccato praticamente il mio video, non so come ha fatto, però sono contento. E si è complimentato, insomma, sono contento che ha visto che li ho praticamente tenuto bene. Il K700 e che l'ho utilizzato a dovere, insomma, non l'ho, come dire, stressato, cioè non Erlan il K700, perché appunto il ripuntatore era quasi un giocattolino per lui, però l'ho sfruttato bene ed è mezzo veramente che merita tanto, tanto, tanto. Nel tratto verso casa, qua non manca moltissimo, ma andiamo a casa che vi mostro un mezzo che può interessarvi, secondo me è passato un po' inosservato, io non l'ho visto né su Screenshot su Instagram né su Discord, eccetera. E quindi, prima di mostrarvelo e svelare tutto, vi ricordo appunto, se volete entrare sul mio Discord per quattro chiacchiere, per lo screenshot contest, per tutto quello che volete. Cioè, sono i vari link in descrizione. Quello lì ha fatto una brutta fine. Gli ho schiacciato i piedi. Non pensavo che attraversasse in quel momento. Maledetto. Vabbè. Poi, trovate
trovate tutto in descrizione. Trovate in descrizione del video alcune mod, link vari, e il canale, cioè scusate, sì, il profilo Instagram. Mi farebbe piacere se veniste, insomma, a seguire anche lì, così restate aggiornati su un sacco di cose. Poi, che dire? Niente, c'è tutto in descrizione anche per chi vuole comprare a nome mio, diciamo, mod, no, mod, scusate, il gioco oppure i DLC, visto la partnership Giants. Ho visto che qualcuno ha già comprato un paio di cose, vi ringrazio, così la Giants vede che, tra virgolette, faccio un buon lavoro e vendo i loro prodotti. E niente, detto questo qua, parcheggio tutto l'armamentario qua, che... Non mi resta veramente altro che dire fantastico, perché sembra un mod che, come dire, passano inosservate secondo me quando le vedete sui siti, ma solito discorso, provate a scaricare, dopo non fatevi cartelle con 40 giga di mod, provate a scaricare anche cose che non vi sembrano belle, che dopo magari trovate una perla. Dopo vabbè, se fa schifo, vabbè, la si butta via. Andiamo a vedere l'altro mezzaccio. Eccolo qua. Un Raba, praticamente è la versione, siccome c'è anche il Raba con la cabina centrale, e che non l'ho neanche ancora in serie, questo è, tra virgolette, come la versione Saddletrack della classe. Guardate i dettagli, è su modab ufficiale, adesso non vorrei sbagliarmi, dovrebbe essere anche per console, e praticamente è apposito per fertilizzare. Praticamente diventa come l'Amazon Pantera, no? Sentite che rombo, motore MAN. Io sono restato piacevolmente colpito perché ormai avevo in mente di fare la fertilizzazione con quell'altro Brass de Ferri che ho usato prima, se no quasi quasi la facevo con questo. Qua la solita vehicle control add-on continua a cambiare, ragazzi, anche lì, per quello che non vi porto una vera presentazione, perché continua a cambiare. Quindi fa fede quello che ho fatto un anno fa. Io sinceramente non so se vi porterò la presentazione, perché aggiungo ogni volta qualcosa e preferisco farvi vedere appunto nelle serie, nelle varie puntate, cosa ha messo. Ha messo pure la parte globale del cambio, quindi per tutti potreste mettere un tipo di cambio e poi singolo mezzo cambiarlo. In più ha messo anche un cambio personalizzato che devo ancora capire come funziona, quindi se voi vi sentite, come dire, legati alle sue 6 marce, ma ne volete 8 con su MB, su Unimog, così più altre 8, potreste farlo. Vabbè, detto questo, qua con tagli ad arte e non vi dico come, ho messo sul serbatoio lì, avete visto che si aggancia, compaiono pure i tubi ovviamente di collegamento con lo sprayer davanti, che una volta dispiegato voi andate nei campi e avete praticamente il vostro sistema per sprayare. Ha diverse tipologie di gomme, ne ho messe doppie strette per poter passare magari anche, appunto, se avessi voluto, fra le barbabietole. E niente, detto questo, appunto, ragazzi, vi dico grazie che siete stati qui e devo salutarvi, ringraziarvi, dirvi che fei bravi oggi, proprio non mi imbessolo, come si dice da me, mi impapino, ma comunque vabbè, avete capito. E un saluto grande a tutti, ripeto, grazie. L'ultima cosa, perché era da dire, Pirla qua si è dimenticato nel 57 di fertilizzarlo bene, ma pazienza. Ciao a tutti, ragazzi, grazie.